passati molti giorni, troppi giorni da quando il Tribunale di Napoli ha disposto il dissequestro delle somme che erano state sequestrate a Giulia Italia e Tele Libera in esecuzione di quel provvedimento. Le somme dovevano essere già state restituite dando tranquillità anche ai lavoratori e all'indotto di queste emittenti, ma tutto ciò non accade ed è per questo che noi rivolgiamo un appello al procuratore Capo di Napoli, al presidente del tribunale, perché venga eseguito l'ordine che, eh, come era scritto sul provvedimento, doveva essere immediato quello del GIP eh, di Napoli. Così, Giovanni? Sì, diciamo che eh, è stata una vicenda sostanzialmente eh, paradossale, perché si tratta di una vicenda amministrativa che ha riguardato Giulia, eh, già affrontata negli anni scorsi dalla Corte dei Conti. Che ha sancito, ha messo su carta diciamo, la totale estraneità. Addirittura c'era scritto nel provvedimento che mancava addirittura il fumus per impiantare diciamo, almeno il ragionamento su un'ipotesi di reato. Non è bastato questo, abbiamo dovuto rendere conto anche. Alla giustizia penale. C'è stato un provvedimento di sequestro. Abbiamo messo a disposizione diciamo, dell'autorità giudiziaria tutte uh, le carte di Badisco. Si tratta solo ed esclusivamente di un problema amministrativo. Ebbene l'autorità giudiziaria ha analizzato tutte le carte ed ha disposto il dissequestro accogliendo tutte, diciamo, le istanze diciamo, presentate da Giuli Ebbene. Siamo ad oggi e questo dissequestro non è stato ancora disposto, quindi è un'anomalia e ci appelliamo per questo alla Procura della Repubblica, al Tribunale, al Procuratore Capo di diciamo, ecco, ripristinare la legalità e quindi di ontemperare ad una decisione della magistratura. Chiediamo il rispetto della legge, nulla di più. E come sempre eh, ci sentiamo e diciamo... Uh, oui, je suis Julie. Eh, detto questo, partiamo con questa puntata del Corvo, grazie a voi che ci seguite sempre più numerosi e grazie per essere con noi all'assessore comunale, all'urbanistica Carmine Episcopo. Buonasera, assessore. Buonasera. Grazie Buonasera. e benvenuto al Corvo. Eh, avevamo invitato naturalmente anche un esponente del centrodestra, eh, soprattutto eh, a livello regionale, perché la questione, e non abbiamo ricevuto nessuna disponibilità da parte dei consiglieri regionali del centrodestra che sembra insomma in questo periodo forse sono alle prese con altri problemi. Noi invece affrontiamo il discorso dell'ex area nato di Bagnoli, un complesso enorme in uno dei luoghi più belli della città che marcisce letteralmente marcisce da un anno, da quando sono andati via gli americani e la regione che attraverso la Fondazione Banco Napoli avrebbe dovuto Assumere le decisioni conseguenziali eh, invece una svolta forse potrebbe arrivare solo per l'iniziativa del comune. Così, assessore? Dunque, eh, parliamo di come giustamente. Ha detto lei di una delle aree più belle, più importanti in questo momento della città, vale a dire sia per, la sua, per il suo valore paesaggistico, per la sua posizione, per la sua strategicità, ma soprattutto perché è uno dei complessi più importanti che noi abbiamo all'interno della città e il comune in questo ha tempo. Si è mosso per tempo già da prima che gli americani andassero via con il prendere appunto contatti con il comando. Di forze che vi era lì perché eh, ha spinto anche per la partecipazione a una manifestazione di interesse e ha partecipato già nel 2013 ad una manifestazione di interesse, manifestazione che poi si è conclusa nel 2014, con dei progetti, con delle iniziative, con, eh, la, eh, ecco, con il voler sottolineare quanto quel complesso non può rimanere fermo, non può rimanere chiuso, ma deve, dare, eh, deve aprire le porte alla città con dei progetti chiaramente mirati, riconoscendo naturalmente che la struttura proprietaria è la Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, ma riconoscendo contemporaneamente che eh, la mission statutaria della Fondazione Banco Napoli quella appunto è quella dell'assistenza all'infanzia e che se quel complesso non viene messo a reddito chiaramente eh, ecco, viene a mancare questa missione statutaria e i ragazzi che sono oggetto di questa missione, non sono ragazzi in senso astratto, sono i ragazzi del Comune di Napoli, sono i nostri ragazzi e quindi diventa necessario, da un lato, continuare con questa missione e dall'altro, altrimenti il Comune avrà dei problemi, ma non lo dico in senso amministrativo il comune avrà dei problemi, lo dico in senso reale bisogna portare avanti questa missione e dall'altro aprire le porte di questo complesso ad un progetto di trasformazione lì dove il comune non soltanto ha partecipato con una propria manifestazione di interesse, ha presentato progetti, ha spinto, ha costruito. Cioè, progetti un... di che tipo assessore? Giusto ecco per dare anche un'idea chiara ai telespettatori, cioè la manifestazione di intenti del comune. Si fonda su che cosa? Cioè, perché ci sta, è evidente che c'è, questo ad onore del vero, una diatriba tra il comune e la regione, ecco, per dare un'immagine chiara ai telespettatori. La regione vuole utilizzare quell'area diciamo, spostando ecco, gli uffici regionali, quindi sostanzialmente ecco, è quella la proposta. Uh, e qui giustifico anche i consiglieri regionali uh, del centrodestra che hanno disertato questo dibattito perché giustamente erano quasi tutti imbarazzati perché la proposta di spostare gli uffici regionali in quell'area in realtà è l'idea di chi non ha scusate il gioco di parole idee, un'idea di città o un'idea per favorire lo sviluppo um, del capoluogo partenopeo quindi volevo capire al di là della non idea della regione la manifestazione di intenti del Comune di Napoli, qual è l'idea, la proposta del Comune di Napoli sì. presentata alla Regione? Quale, di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo avuto innanzitutto degli incontri con la Regione, vengo subito a dare una risposta, però vorrei chiarire meglio questo aspetto. Ne abbiamo avuto degli incontri con la Regione, l'idea appunto della Regione è quella di partecipare al, uh, all'ingresso nell'area Nato con ex Nato, con, chiaramente con i propri uffici della giunta innanzitutto e poi i propri uffici regionali, non corrisponde questo e lo abbiamo detto più di una volta alla nostra idea di città, non è questa la nostra idea di città, ma qui uh, ecco, poi ci co possiamo confrontare sulle idee di città, ma non ci siamo mai opposti a questa proposta della regione, perché uh, l'idea del comune è quella che Uh, ecco, qui si debba realizzare un campus universitario, un luogo, una città dei giovani, una città dei servizi, una grande attrezzatura sociale, un, interpretando in questo senso quindi sport, musica, lavoro, sviluppo. Abbiamo presentato dei progetti per quanto riguarda l'area, ad esempio, del teatro, abbiamo presentato dei progetti sulla uh, ricostituzione, di un, sul trasferimento di un polo, di un intero plesso scolastico per la formazione all'interno cioè, uh, dell'area nato. Per uno stadio, una chiesa all'interno dell'area Nato abbiamo dato tutta una serie di disponibilità abbiamo presentato un progetto anche per tutta l'area della collina di San Laise vale a dire tutta l'area che si trova a ridosso a del, eh, del, 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 diciamo del, del complesso Nato un progetto che riguarda agricivismo percorsi didattici apertura alle scuole che riguarda appunto orti urbani un luogo dove la collettività possa essere anche anche risarcita da tanti anni difficili, da tanti anni di attesa, è un luogo dove sostanzialmente progettare anche la pace. Scusate se ecco io intervengo su questo tema, ma l'ex Arenate è un luogo dove a lungo si sono progettate purtroppo le guerre e, e oggi deve diventare de un, un, luogo, luogo di un luogo di pace. Eh, C'è un focus che noi abbiamo realizzato su un, un protagonista un po' particolare di tutta questa vicenda che è proprio la Fondazione Banco Napoli che è collegata alla Regione che eh, è, un, è un ente che dipende in qualche misura dalla Regione ecco perché eh, la Regione è in campo in questa vicenda vediamo nel servizio che, che cos'è come, come sta funzionando e se questa Fondazione Banco Napoli che nasce sulle ceneri del fu glorioso Banco di Napoli, è o oh non è un centro di potere che governa anche su questa situazione. Vediamo. i criminologi ce lo spiegano da tempo, i cadaveri qualche volta parlano e raccontano la loro storia, così sembra stia accadendo alla carcassa del glorioso Banco di Napoli, l'istituto che nel 2002 era passato ingloriosamente nelle mani prima di BNL, poi del San Paolo di Torino, oggi continua a far volare gli stracci attraverso un sodalizio che porta ancora il suo nome, la Fondazione Banco di Napoli per l'infanzia. <music> L'ultima querella in ordine di tempo a travolgere lo scalpo dell'ex primo istituto bancario del Mezzogiorno è legato stavolta all'ex area nato di Bagnoli, un intero pezzo di Napoli con 18 edifici, strade interne, una chiesa e perfino uno stadio, che era rimasto di proprietà della Fondazione per consentirle di portare avanti la sua mission benefica di assistenza a 3.000 bambini bisognosi. Il problema, ci raccontano le cronache di questi giorni, è che dal 2013 gli americani sono stati sloggiati liberando tutta l'area e ora Palazzo San Giacomo fa la voce grossa contro la regione da cui dipende la fondazione Banco di Napoli per l'inutilizzo di quelle aree che rappresentano invece nei progetti del sindaco dei Magistris una grande risorsa da utilizzare come bene comune per l'intera città. Per 60 anni ci sono stati militari in questo luogo, sono decise guerre, c'era un poligono di tiro, oggi entra la città, entra Napoli con la sua complessità, con la sua energia positiva e la città deciderà che cosa fare in questo luogo dal basso, sicuramente ci sarà cultura, educazione, lavoro, produzioni, conoscenza, saperi, quindi è una bellissima pagina, io sono molto emozionato perché lo considero una giornata storica per la città. Al danno si aggiunge poi la beffa, visto che da quando sono andati via gli Yankees nessuno ovviamente paga più i fitti e la fondazione ha già cominciato a tagliare l'assistenza ai minori. Commissario della Fondazione Banco di Napoli per l'infanzia è stato nominato dal governatore Stefano Caldoro giusto un anno fa il docente universitario Sergio Sciarelli, uomo dai mille incarichi iscritto alla potente Arciconfraternita dei Pellegrini, ente religioso che gestisce in Campania ampie fette di potere grazie anche all'affiliazione nei suoi ranghi di politici, magistrati, avvocati, medici e componenti delle Forze Armate. Ciarelli, che ha al suo attivo tra l'altro la curatela fallimentare di Arbus, la partecipata regionale finita in crack sotto la presidenza Caldoro, è anche membro di un'altra controversa creatura di derivazione regionale, il Circolo Artistico Politecnico. Intorno ai cui beni volano tuttora le carte bollate, dopo le denunce di un ex componente del feudalizio, il battagliero avvocato Nicola Ciotti. in qualche modo, no? anche nonostante le, le belle parole del sindaco De Magistris nei giorni della liberazione, che peraltro come bei propositi ci ha ripetuto anche l'assessore qui, eh, sotto sotto ci sono sempre storie di potere, storie di, di tanto denaro, no? Che dici Giovanni? Sì, purtroppo diciamo, ecco, in una realtà normale il dibattito dovrebbe essere al massimo diciamo un confronto tra <ride> due idee di città che cercano di realizzarsi, quindi c'è una vasta area che deve essere valorizzata, la regione dovrebbe fare una proposta, eh, il comune magari un'altra, si siedono al tavolo, ne discutono e invece no, anche tenendo, um, e questo è un altro argomento che affronteremo, in considerazione quello che prevede uh, il piano urbanistico comunale, il vecchio uh, piano regolatore generale per quell'area che non è un aspetto secondario ma ci arriviamo dopo. Dico in una realtà normale il confronto doveva ecco, fondarsi proprio sul, uh, sull'idea di città. E invece no, ci ritroviamo sempre a discutere di aria fritta, a discutere del nulla all'interno di intrecci che riportano poi, diciamo, sempre a quel meccanismo di potere che negli ultimi cinque anni si è impadronito della regione Campania. Penso che la questione Nato sia l'ennesima eh, pagina nera, l'ennesima sconfitta per la classe dirigente, io personalmente su questa vicenda mi schiero totalmente a sostegno uh, del sindaco di Napoli, ma non perché uh, mi è simpatico di Magistris, ma perché semplicemente... Quello che ha dichiarato all'atto della liberazione di quell'area, diciamo, poi lo ha messo in pratica con la manifestazione di intenti, ha messo su carta l'idea di città che la giunta comunale, che la coalizione che governa il capoluogo Partenopeo vuole realizzare ed è un'idea sinceramente positiva perché si tratta ecco, di restituire alla comunità nell'ottica... Uh, quindi della partecipazione uh, del bene comune, una vasta area che era assai stata per molti anni militarizzata e quindi sottratto sottratta alla disponibilità uh, dei cittadini. Eccola. Quindi volevo, dire, volevo tornare anche alla questione assessore del piano regolatore, perché c'è comunque un vincolo, al di là di quello che dice Caldoro che vuole portare gli uffici della giunta, ma il piano regolatore, il PUC, il piano urbanistico comunale, prevede comunque un vincolo su quell'area. Qual è? Lo spieghiamo ecco, per dare comunque una completezza anche di informazione. Il piano, il piano regolatore, però voglio dire, ecco, giustamente cioè, riprendo alcune cose, è una pagina che dobbiamo superare. Su questo il piano regolatore di fatto. È onda. Diciamo, sì, sì. No, 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 no. è una possiamo... pagina che dobbiamo superare questo impasse che si è creato ah. tra le istituzioni, ah, ecco. vale a dire che riguarda non soltanto il confronto, perché noi, ripeto, non abbiamo posto delle nostre ehm, ecco, co come dire, degli entrarci rispetto. Noi vogliamo unicamente. Il comune vuole ed è il proprio dovere e fa il proprio dovere, in questo che quell'area possa essere aperta in tempi rapidi secondo dei progetti. Il piano regolatore prevede che uh, all'atto dell'andata via degli americani uh, il 50% delle destinazioni d'uso e prevede che il 50% delle, diciamo, dei, 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 uh, del complesso venga ecco, sia ceduto, no? sia oggetto di cessione ad attrezzature collettive. Abbiamo fatto uno sforzo in questo senso perché non ci appartiene una logica burocratica, non siamo voluti entrare certo nelle carte bollate in questo senso e abbiamo fatto un protocollo che è stato firmato con il precedente commissario, vale a dire la dottoressa Genovese che poi è stata destituita Uh, è stata destituita da Caldoro? È stata destituita. Uh, diciamo eh, eh, sì, è stata destituita, cioè, a, a cui è stata revocata, eh, revocato l'essere uh, commissario e subito dopo è arrivato l'incarico al professore Sciarelli. Con il precedente commissario noi avevamo firmato un protocollo eh, d'intesa tra Comune eh, e eh, appunto Fondazione Banco Napoli, interpretando questo senso, del, diciamo, questo vincolo del piano regolatore, non entrando quindi nei termini di una cessione, ma interpretando questa cessione come una cessione al quartiere, quindi come una cessione di standard di attrezzature collettive per la città. Abbiamo voluto in questo modo. Ecco, come dire, anche probabilmente rendere le cose, andare verso una semplificazione e rendere molto più fruibile, ecco, molto più Ma l'ostacolo qual è? Cioè se il comune ecco, presenta una manifestazione di intenti e presenta una proposta che va nell'interesse della comunità, ed è evidente che a Napoli, città dai mille problemi, dai mille disagi, Napoli ha bisogno di strutture pubbliche, di strutture sociali, di laboratori di spazi per praticare sport o attività ludiche cioè in questa proposta che è una proposta positiva cioè la regione cosa ha eccepito? cioè per capire il problema qual è la regione, che la impedisce regione, la realizzazione on, ecco, di questa idea è un po' diciamo un po' Diciamo, posso riportare delle cose, però poi sarà la Regione naturalmente a dover Lì intervenire. Invitati, a dover intervenire. Abbiamo... Uh, non è diciamo, da parte mia come, ecco, come comune che parla per la Regione. Quello che... Questo uh, ecco, ostacolo, no, qual è che impedisce? La Regione ha più di una volta confermato, cioè uh, istituito una commissione per lo studio della fattibilità tecnica mm. del trasferimento degli immobili e degli uffici, della giunta comunale, degli uffici all'interno dell'area dell ex Senato, uh, concludendo un primo studio, io stesso sono stato chiamato e abbiamo avuto appunto anche con abbiamo avuto contatti con questa commissione eh, istituendo ha istituito la commissione e ha ritrovato ha, for ha formulato delle valutazioni valutazioni di tipo economico economica, valutazioni economiche valutazioni che riguardano la trasformazione di questi immobili e dunque i costi che la regione dovrebbe affrontare nel momento in cui porta là i propri uffici però noi sappiamo anche che alla Fondazione sono pervenute, partecipando alla stessa manifestazione di interesse, anche altre proposte. Quindi queste proposte vanno guardate da parte della Fondazione con tutta l'assistenza che il Comune vorrà dare, con i propri strumenti di piano e il piano regolatore, quindi con tutte le interpretazioni possibili. Abbiamo avuto a tal riguardo anche degli incontri tecnici, anche con i dirigenti, proprio per facilitare e spingere questo processo. All'apertura uh, e quindi sappiamo che sono arrivate diverse proposte che... Uh, può dircene qualcuna? Non le abbiamo viste in quanto Ci le abbiamo... Sono ha, dei privati, ha, sappiamo ha, qualcosa? Sappiamo che sono pervenute delle proposte che riguardano anche le aree sportive, che riguardano appunto le attrezzature collettive, che riguardano... Vorremmo che poiché il piano regolatore lì prevede che tutto debba avvenire tramite PUA, vale a dire un piano urbanistico attuativo, qui c'è tutta la collaborazione del comune, vorremmo mettere finalmente su carta, fare un master plan e procedere perché eh, ripeto, cioè, mh, ecco quello che diceva il sindaco De Magistris, non si può, per, non possiamo tenere chiuso questo luogo, vi è un protocollo d'intesa firmato tra comune e fondazione che Sigla, anche le modalità, anche le procedure abbiamo voluto lavorare anche introducendo un ulteriore principio dire, senza arrivare subito al PUA, ma nelle morre del PUA intanto cominciare a aprire e sbloccare dei pezzi. Non è detto che si debba fare tutto insieme se ci sono delle difficoltà. Queste... Diciamo. Sì, anche funzionamenti si, si può iniziare Il con le strutture sportive, per con le tutto strutture sfitto, scolastiche. I soldi non arrivano e la fondazione sta riducendo l'assistenza ai bambini. Nel bilancio del. 2020 15 della fondazione si, si registra una diminuzione di eh, fondi che saranno destinati, che vengono destinati all'assistenza eh, diciamo all all'infanzia. Quindi noi siamo molto preoccupati, tutto questo ha spinto anche il sindaco a procedere attraverso una lettera di invito e di fida nei confronti sia della Regione sia del commissario della fondazione, uh, invito e diffida, uh, nel quale, diciamo, di fida, all'interno della quale il Comune non soltanto si riconosce come ente programmatore che gestisce il territorio. Noi abbiamo la gestione del territorio affidata al Comune, quindi come ente programmatore, ma anche come ente in qualche modo leso per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia eh, ed ente anche eh, che... Eh, ha diritto a entrare in una regolare eh, struttura che è un, la costruzione di un CDA, di un consiglio di amministrazione, cioè si deve anche portare a termine questa fase. Senta, assessore, ma se eh, la Regione continuerà eh, a non interessarsi di questa vicenda, eh, voi che cosa potrete, quali sono gli ulteriori passi ai quali potrete ricorrere per tutelare gli interessi dei cittadini, oltre che dei ragazzi, anche perché quell'area ci spetta, spetta a tutti noi cittadini, in una maniera o nell'altra, no? ci è stata sottratta per troppo tempo noi uh, speriamo che un'ipotesi ecco, un del genere non si paventi proprio noi siamo convinti che poiché stiamo parlando come, come sono ottimista perché stiamo parlando di un complesso davvero uh, molto importante che ecco, dove le istituzioni devono dialogare il comune ha dato sempre tutta la disponibilità in questo senso, ripeto, partecipando mettendosi in <coughs> prima linea però ecco mi auguro proprio che questa ipotesi non, uh, non sia reale anche perché è un complesso che poi noi sappiamo non, non, insomma, sia, eh, ecco, può andare incontro anche a dei problemi, noi non vorremmo che eh, ecco, eh, si, si degradi, si deperisca, ci arrivano anche informazioni di tentativi di ingresso in quell'area, noi siamo seriamente preoccupati. Così Giovanni, in effetti il pericolo è sì, anche no, fatto... che come è successo anche nell'ex Silva, archeologia industriale, tutto vada... Deperendo e i cittadini che no, un valore quando l'assessore diciamo, parlava. Per me è stata una battuta, non è stata ricevuta Quando ha detto: beh, l'assessore è ottimista uh, sul fatto che la regione uh, non purtroppo uh, cioè non dimostri poi quello che invece ha già dimostrato fino adesso sui grandi temi, ossia dei gravi ritardi e delle gravi inefficienze. Quindi Rita. Uh, L'appello, diciamo, noi abbiamo dato questa opportunità al Comune di Napoli, volevamo darla offrirla anche alla Regione per affrontare un tema di grandissima attualità e secondo me a nostro avviso anche di grande importanza uh, per lo sviluppo del capoluogo uh, partenopeo, per migliorare la vivibilità e per sfruttare un'area che ritengo rappresenti una grande potenzialità che uh, Napoli ha, ma che purtroppo diciamo, ecco, uh, è lì abbandonata nel degrado e chissà uh, che cosa di negativo ancora dobbiamo vedere. Prego. Sì, volevo dire questo, appunto è un'area importante, ma anche perché è un'area che si va riprendendo abbiamo avuto problemi con l'ippodromo oggi l'ippodromo è ripartito abbiamo avuto problemi con lo zoo lo zoo sta ripartendo abbiamo, avendo, abbiamo avuto problemi con l'Edelandia finalmente siamo intorno e tra poco, a brevissimo, avremo un progetto per l'Edelandia, stiamo partendo con i grandi progetti per l'area occidentale uh, avevamo una nostra strategia ma contiamo ancora per quanto riguarda <ride> l'ex Sider, Bagnoli e così via, la Nato è all'interno di questa esatta All'interno di questa parte di città si connette con la mostra, la mostra si va potenziando, non può rimanere ferma. Questo è molto importante. Noi sposiamo questo appello, e anzi, io eh, ne lancio un altro, poi ci sarà modo magari. In un'altra occasione di discutere, mi domando perché interi pezzi di città siano di soggetti privati, possano essere di una fondazione che fa il bello e il cattivo tempo, che non si sa come nasce con un commissario messo così destituendone un altro. Credo Giovanni che il vero scandalo sia proprio questo. E mi auguro che la Giunta sì, ma... Comunale dei Beni Comuni, che oggi è rappresentato qui. Bene dall'assessore che il sindaco De Magistis tiene alta con onore da questo punto di vista degli interessi dei cittadini, ecco, sappia riprendersi tutte quelle parti dei beni comuni che non si sa perché sono ancora nelle mani dei privati e vengono sottratte alla collettività. Bene, grazie all'assessore Carmine Episcopo mm. per essere stato con noi, le auguriamo un buon grazie. lavoro nel suo incarico istituzionale così importante e noi con il Corvo Giovanni e io vi diamo appuntamento Buonasera. alla prossima puntata, grazie come sempre per Buonasera. essere stati grazie. con noi, arrivederci.